Io pensavo che il dibattito avesse toccato il fondo nel momento in cui qualche marionetta ipocrita provava a difendere una riforma della scuola dittatoriale che è chiaramente indifendibile. Ma adesso, Presidente, stiamo davvero degenerando nel momento in cui si pretende di attribuire le responsabilità per la disoccupazione giovanile alla scuola in Italia. Presidente, ma come si può permettere qualcuno di fare interventi che possono essere definiti soltanto da vigliacco? Ma provatelo a dire a qualche giovane che è costretto a scappare dall'Italia, non perché sia stato formato male dalla scuola, ma perché dopo i casi di Incalza, dopo i casi di Mafia Capitale, dopo i casi di corruzione che demoliscono l'etica di questo paese, pensano di doversi rassegnare all'ingiustizia e pensano di dover trovare un paese giusto solo andando fuori dai confini dell'Italia, e qui qualcuno pretende di fare la morale a quei giovani. Ma abbiate un po' di amor proprio e smettetela di intervenire e di parlare di scuola, perché non ne siete degni. Grazie, Presidente.